Mister, Futsal Nuseria ha provato ad arginarvi, è riuscita a rimetterla in partita su due leggerezze del vostro portiere, poi però col 4-2 immediato ha perso completamente le redine del match ed è stato molto semplice per voi riuscire anche ad infierire. Sì, eh, sapevamo che non era facile venire a giocare su questi campi perché comunque sono squadre che ci attendono e magari sfruttano qualche errore nostro e magari lavorare sulle ripartenze. L'hanno fatto bene nel primo tempo, noi siamo stati un po' troppo mh, veloci nel voler finalizzare, ma quando sapevamo che queste sono partite che vanno chiuse con, con pazienza, eh, stavamo commettendo un grosso errore invece, quello di accelerare quando non dovevamo accelerare. Diciamo che poi il, il, il primo tempo nello spogliatoio ecco, abbiamo aggiustato un, un, po', un po' le cose. Abbiamo fatto girare più la pala, non serviva fare tanti tagli, tante, tante rotazioni. E era importante eh, soltanto eh, rimanere eh, qualche secondo nel punto giusto. In effetti, poi è andata bene. E abbiamo visto che poi ogni azione è eh, quasi uguale. Riuscivamo a concretizzarla con la rete. Mi una squadra che dal punto di vista tecnico non si discute, una squadra che dal punto di vista tattico non si discute, percorso netto finora, allora la domanda è chi potrà essere la diretta concorrente per la vittoria del campionato. Ma la, eh, come ho detto anche domenica un tuo collega che mi ha chiesto, avete vinto lo sconto diretto, il campionato? In discesa ha detto no, assolutamente no, perché parlare di campionato, di vittoria del campionato alla sesta settima giornata mi sembra un po' troppo prematuro e presuntuoso. E le, la, la difficoltà poi non, po, possono essere tutti, le, le, le insidie possono arrivare da tutti i campi. E noi abbiamo fatto tesoro di una partita giocata in Coppa Divisione con le eh, Forza L'Irpinia. Dove abbiamo vinto ai rigori, dove una squadra che ci ha messo, ci ha dato, mh, ci ha creato grosse difficoltà. Quindi abbiamo fatto tesoro di quella partita e sapevamo che questa poteva essere una partita simile. Abbiamo visto, abbiamo visto i video anche di come il Fuzzanuccele aveva giocato eh, fino adesso e quindi sapevamo dei pericoli che correvamo. E... Il Morfetta l'abbiamo affrontato, non sappiamo cosa succederà perché adesso c'è il mercato di riparazione, cosa succederà? Che può essere che magari squadre, eh, ma, che, fino adesso di, il Nuceria stesso, di, di, di metà classifica, magari eh, facciano qualche inserimento e magari parleremo poi di altre squadre e quindi di altro campionato. Quindi le insidie, alla rispondo alla domanda tua, possono arrivare da, da tutti i campi.